è il parco divertimenti tematico del cibo italiano. FICO Italy World è un vero e proprio viaggio culinario attraverso le eccellenze gastronomiche italiane. Un'esperienza multisensoriale che si snoda tra attrazioni e giostre, aree a tema, ristoranti ed esperienze culinarie. Si comincia con una fattoria, siamo circondati da mucche, cavalli, alpaca, galline, tacchini, Terenzio che scorazza per il posto. Si entra nel parco e si attraversano 7 aree che sono, come dire, rappresentative di alcuni dei nostri grandi cibi. C'è l'area del prosciutto e dei formaggi, c'è l'area della pasta, c'è l'area del vino, l'area dell'olio, l'area dei dolci e poi un grande Luna Park per divertirsi e far divertire i bambini. È il primo food park a livello mondiale. Un luogo unico che fa vivere l'esperienza del cibo dalle origini al piatto in tavola. Alimenti a metro zero che vengono prodotti e utilizzati all'interno di FICO. Attenzione alla filiera sostenibile e all'educazione in campo alimentare. FICO, oltre all'edificio interno con tutte le attrazioni, giochi e ristoranti, ha anche grandi sfoghi all'aperto. Qui siamo nel frutteto dove si imparano le piante da frutto, si può fare la spesa direttamente, posso cogliere i frutti dall'albero e mangiarmeli. Abbiamo l'orto e anche in questo caso serve per imparare le varie coltivazioni, la biodiversità italiana e anche per, come dire, prendere la verdura direttamente. Abbiamo un grande vigneto in cui ci sono tralci e tipi di vino che vanno dalla Sicilia e dal Trentino. E infine un uliveto con queste piante secolari di ulivo. E poi FICO Estate, la rassegna di grandi eventi che caratterizzano da sempre il parco e che ogni estate richiamano turisti provenienti da tutto il mondo, curiosi di vivere un viaggio culinario che richiederebbe mesi tra cantine, caseifici e ristoranti in giro per l'Italia. L'aperifico, che è la maniera per godersi l'aperitivo, ma sotto gli alberi del frutteto, dell'uliveto, eccetera. Le serate danzanti, noi le chiamiamo griglia balla, perché a Fico non si può non mangiare, ovviamente, quindi ci sono delle grandi grigliate, arrosticini, carne, la carne maremmana bio, che è una delle nostre, diciamo, specialità. E poi il picnic, che facciamo sia d'estate che d'inverno. Il picnic che è il picnic di FICO, che viene fatto d'estate qua sotto gli alberi al fresco. D'inverno dentro la vigna ricostruita di FICO è molto suggestivo perché si può fare picnic anche a gennaio quando fuori magari c'è meno 5 gradi.